La mafia barcellonese, oltre che fortemente strutturata e omologa dal punto di vista operativo a Cosa Nostra palermitana, è una mafia fortemente militarizzata, una mafia che uccide per affermare il proprio predominio sul territorio e che uccide sostanzialmente per due motivi, per quella che è la nostra esperienza maturata negli anni. Uccide per una pulizia interna all'organizzazione, quindi per colpire quei soggetti che cercavano di prendere piede senza il consenso dell'organizzazione, e uccide quei soggetti invece che creavano disturbo all'attività dell'associazione, che quindi si rendevano responsabili di attività illecite non tollerate dall'organizzazione stessa. Mi riferisco allo spaccio di droga, mi riferisco al furto all'interno di abitazioni o all'interno di attività che non dovevano essere toccate. Quindi da questo punto di vista la mafia è certamente militarizzata. Considerate da questo punto di vista che dagli inizi degli anni 80 ad oggi gli omicidi di stampo mafioso commessi in quel territorio, riconducibili alla famiglia mafiosa barcellonese, sono circa 270, quindi un numero assolutamente non trascurabile, con ben 34 casi di lupara bianca, uno dei quali poi ha riguardato un fatto contestato nell'ordinanza. Si è aggiunto un nuovo soggetto che finora non era riconosciuto come esponente mafioso, che è il Pugliafito, in questa operazione. Sì, uno degli omicidi contestati con l'odierna ordinanza è contestato, ha addebitato per quelle che sono le nostre risultanze investigative a Pugliafito Sebastiano, un soggetto che però dalle dichiarazioni dei collaboratori è indicato, viene fuori come un soggetto organico all'organizzazione mafiosa barcellonese, tant'è che l'omicidio stesso, per quello che a noi risulta, per quello che ci viene detto dai collaboratori, è un'iniziativa sì del Pugliafito stesso, ma che viene vallata da Sam Di Salvo all'egua del fatto reggente della famiglia mafiosa barcellonese.